Benvenuti nel mio canale. Questa volta vorrei proporvi come fare 8 diversi gusti di popcorn. Vediamo che cosa occorre. Un pacchetto di mais per popcorn e olio di semi di arachide. Versione numero 1, quella classica con il sale. In una padella verso un po' d'olio e aggiungo una piccola quantità di mais fino quasi a coprire il fondo della padella. Ogni tanto muovo la padella per non fare bruciacchiare il mais e lascio cuocere a fuoco basso. Quando sono ancora caldi, li cospargo con abbondante sale. Versione numero 2, con parmigiano, sale e pepe. Mi grattugio un po' di parmigiano e lo tengo da parte. Mi preparo un po' di popcorn. E quando sono ancora ben caldi, li cospargo di parmigiano, sale e pepe. E non contenta, ne aggiungo un po' anche nel piatto. Versione numero 3, con paprika e sale. Mi preparo un po' di popcorn. In una tazzina verso un po' di sale e un po' di paprika affumicata. E quando i popcorn sono ancora ben caldi, li cospargo con il composto. Versione numero 4, con zucchero e cannella. Mi servirà del burro, dello zucchero a velo e della cannella in polvere. In una padella metto una noce di burro. E aggiungo mais fino a coprire il fondo della padella. Cuocio a fuoco basso. Quando i popcorn sono pronti, li cospargo con zucchero e cannella.
Versione numero 5, allo sciroppo d'acero. In una padella verso un po' d'olio e aggiungo mais fino a coprire in un solo strato il fondo della padella. Quando i popcorn sono pronti, ci verso sopra abbondante sciroppo d'acero. Versione numero 6, con crema di arachidi. Mi preparo un po' di popcorn. E verso un po' di crema di arachidi direttamente nella padella. Versione numero 7. Al cioccolato. Prima preparo i popcorn. In una padella di acciaio faccio sciogliere il burro a fuoco basso. E aggiungo cioccolato a pezzi e faccio sciogliere sempre a fuoco basso. Quando il cioccolato è sciolto, aggiungo i popcorn. E poi li verso sopra carta forno per farli raffreddare. Versione numero 8, al caramello salato. Mi preparo un po' di popcorn. E li metto da parte, scartando quelli che non sono scoppiati. In una padella di acciaio verso l'acqua e lo zucchero. Io ho mischiato zucchero di canna integrale grezzo e zucchero bianco, ma va benissimo anche solo zucchero bianco. All'inizio giro un poco con il cucchiaio. Poi però lo lascio cuocere da solo a fuoco medio. Non va assolutamente girato finché non è diventato caramello, altrimenti potrebbe cristallizzare. Lo cuocio quindi a fuoco medio. Se usate lo zucchero bianco deve diventare color nocciola. Nel mio caso è già scuro perché io ho usato zucchero scuro. Quando il caramello è pronto aggiungo il burro, il bicarbonato
il sale, e cuocio a fuoco basso per circa 2 minuti. Deve diventare cremoso. Verso quindi il caramello salato sui popcorn. E giro velocemente perché il caramello salato si indurisce molto in fretta. Verso subito su carta forno per farlo raffreddare. Quando è freddo, i pezzi di popcorn si possono staccare con più facilità. Spero di esservi stata di ispirazione. Grazie per aver visto il video e se vi fa piacere iscrivetevi, mettete mi piace o condividete il video. Ciao ciao, alla prossima!